Allora, la scienza ha da sempre un ruolo fondamentale per il progresso, per il benessere della società. La donna negli ultimi anni, negli ultimi decenni, ha avuto un accesso sempre più facilitato all'istruzione. Basti pensare che il 60% delle persone laureate attualmente è di sesso femminile ed è cresciuto anche l'interesse in ambito STEM. Il vantaggio di avere delle donne laureate è quello sicuramente di avere una seconda opinione, quindi un'opinione che prima non veniva presa in considerazione. Abbiamo la possibilità di avere un secondo punto di vista, un approccio diverso e quindi credo che una donna scienziata, una donna lavoratrice possa vedere un risvolto anche più pratico di una scoperta scientifica nella società. In una società nella quale la donna ha possibilità di accedere all'istruzione, perché ricordiamoci che non è così ovunque, abbiamo visto un aumento di interesse nell'ambito scientifico. Il pregiudizio, secondo me, va ricercato nella nostra struttura sociale, quindi spesso si pensa che una donna debba scegliere tra carriera e lavoro, quando in realtà non è così. Quindi spesso si pensa che la famiglia e i figli possano essere un peso, invece dovrebbero essere considerati come un vantaggio, quindi come un plus, che è un bagaglio di esperienze che fa della donna la persona che è. Quindi bisognerebbe sicuramente prendere in considerazione le capacità piuttosto che il bagaglio considerato come un peso della famiglia. Quindi la donna che lavora è una donna che può avere una famiglia se la vuole sempre e deve essere quindi considerata come una donna lavoratrice, ma sulla base delle proprie capacità. Bisogna partire sicuramente da tre temi principali, che sono l'istruzione, l'autonomia dei figli e anche il sostegno alle famiglie e anche fornire dei modelli a cui le nuove generazioni possono arrivare. Il sostegno alle famiglie è molto importante perché dare la possibilità alle famiglie di sostenere i propri figli nell'istruzione credo sia fondamentale. Questo in generale, sia per i maschi sia per le femmine, quindi questa è la base da cui dobbiamo partire. Dobbiamo però anche capire che l'educazione dei figli è importante, bisogna educare i figli ad essere autonomi in base alle proprie esigenze. E poi sicuramente è importante fornire anche dei modelli che probabilmente alle passate generazioni sono mancati, quindi fornire dei modelli come la donna nella politica, la donna nello sport, la donna in qualsiasi ambito, soprattutto in ambito scientifico, quindi probabilmente in passato sono mancati questi modelli a cui aspirare, quindi fornire i modelli alle nuove generazioni è importante perché si stimola le nuove generazioni ad eguagliare questi modelli. La politica svolge sicuramente un ruolo molto importante, questo perché deve saper raccogliere le richieste dei cittadini e utilizzarle per stimolare il tessuto sociale. Parlando di Rivoli, quindi del mio territorio, la prossima settimana si costituirà la Consulta delle Donne, che è un organo che raggrupperà figure di diverse professionalità che quindi riusciranno a raccogliere i bisogni reali del territorio e rimboccando le maniche, quindi le metteremo in pratica. Cercheremo di porci degli obiettivi da realizzare annualmente, così da mettere in pratica appunto le richieste che vengono dal territorio. Inoltre, come assessore alle pari opportunità, sto cercando di portare avanti diversi progetti su temi che sono a me molto cari, quindi il tema della prevenzione, il tema della violenza di genere e poi sicuramente il tema dell'istruzione. Allora, il futuro io me lo immagino è sicuramente una provocazione, ma senza quote rosa.
Questo non perché le donne non debbano essere rappresentate, anzi sono qui proprio per questo, ma perché la donna non deve essere una quota rosa, non devono esserci differenze. La donna, così come l'uomo, devono essere premiati in base alla meritocrazia, quindi in base alle proprie esperienze. Quindi non è la quota rosa che deve mancare, anzi le donne spero che possano essere il più possibile rappresentate in qualsiasi ambito, dall'ambito istituzionale all'ambito sportivo all'ambito scientifico, però non come quota rosa, non come qualcuno che deve essere messo lì perché manca una quota rosa, ma perché effettivamente lo merita. Quindi bisogna fare una discriminante sulla meritocrazia e sulle proprie esperienze. Allora, il messaggio si riassume in quattro punti principali che riguardano lo studio, riguardano il viaggio, riguardano le tradizioni e anche l'impegno nel sociale. Lo studio, come ho detto fino ad adesso, è fondamentale, quindi avere la possibilità di studiare e soprattutto la storia, quindi cercare di capire quali sbagli sono stati fatti nel passato per evitare di rifare nel futuro. Viaggiare è importante, io amo viaggiare, soprattutto purtroppo non in questo periodo che non si può fare, ma tornerò a farlo spero il prima possibile. Viaggiare è molto importante, però allo stesso tempo è importante conoscere le tradizioni e conoscere il territorio. Abbiamo la fortuna di vivere in un paese in cui la cultura è ovunque, però spesso ci dimentichiamo del nostro territorio, quindi partire dal territorio, conoscere le proprie tradizioni penso sia anche fondamentale. Come ultima cosa, l'ultimo tema che vorrei sottolineare è quello dell'impegno nel sociale. L'ultimo anno ci ha messo davanti quanto le associazioni del volontariato siano effettivamente necessarie per le nostre città, per il tessuto sociale. E so che è anche difficile proporre a dei giovani che escono da un periodo di pandemia in cui sono stati chiusi in casa, dire loro di dedicarsi anche al mondo del sociale, però in questo momento il mondo del volontariato, le associazioni lamentano le adesioni dei più giovani. E credo che un sorriso di una persona che viene aiutata possa sicuramente ricambiare tutto il tempo che viene dedicato all'associazionismo. Allora, io vado subito fuori tema perché no, devo fare una premessa perché nei tre desideri sicuramente non può esserci la richiesta di uscire dalla pandemia. Questa è una cosa che vogliamo tutti, che voglio io come Alessandra. Questo non è sicuramente solo un mio desiderio, ma penso che sia il desiderio di tutti, quindi questo vado fuori tema, però è una premessa che bisogna fare. Credo sia importante il tema del lavoro, ma declinato per i più giovani. Se noi sosteniamo le famiglie e diamo la possibilità di vedere nella nostra nazione un futuro roseo, allora anche i più giovani resteranno qui in Italia e vedranno un futuro su cui costruire la propria famiglia, quindi sostenere le famiglie e i giovani in questo senso. Il secondo desiderio lo utilizzerei per un tema che ho già citato prima, che è quello della sicurezza. Se noi diamo più sicurezza e declinata come difesa nei confronti delle donne, riusciamo anche ad arginare il fenomeno di femminicidio. Abbiamo visto durante l'ultimo anno, durante la pandemia, quanto i numeri siano aumentati durante la pandemia, e quindi credo che se avessi la bacchetta magica, questo sarebbe un desiderio ben sfruttato. E l'ultimo, invece. L'ultimo desiderio lo utilizzerei per il rilancio economico, ma sul tema della cultura e anche sul tema delle eccellenze italiane, quindi dando una maggior tutela alle nostre eccellenze e anche con uno sguardo importante sicuramente all'ambiente.